Se il buongiorno si vede dal mattino, iniziamo bene. Gnammi. Tazzina di caffè latte, bello caldo perché stamattina qui a Torino, amore, quanti gradi ci sono? 15? Va bene. Fa freddissimo. Allora, Ricky ieri mi ha regalato il libro di Antonino Canavacciuolo, mi sa che si è fatto un po' ispirare perché guardate che tocco di, come si dice, gourmet, di Design. design culinario. Va bene, guardate che scultura. Ottimo, amore, i cereali incastonati nel mega pancake. Buongiorno, non fate caso al maxi brufolo, problemino ormonale, potrete immaginare il motivo. Allora, oggi non è il giorno in cui avete visto i pancake, è il giorno dopo perché non sono più riuscita assolutamente a vloggare ieri, sono stata malissimo, andato di stomaco, nausea, una schifezza. E oggi siamo sulla buona strada, infatti ho fatto colazione, poi sono stata male, sono stata un po' a letto tranquilla e adesso ho detto vabbè, aereo che passo, sentite che casino, e ho detto ok, reagiamo un attimo, magari facendo il vlog, perché comunque ci tenevo a finirvi il vlog. Già ieri mi sono anche arrabbiata perché sono andata per editare, al computer per editare il video della spesa. Ho detto che glielo carico addirittura la sera stessa, volevo caricarvela dell'altro vlog per farvi una sorpresa. Vado al computer e i file non c'erano. C'erano quelli della vecchia spesa. Ho detto: ma è possibile, dove li ho messi? Dove li ho messi? Convintissima di averli già scaricati sul PC, ho formattato la videocamera per farvi poi quel vlog, perché la spesa era precedente al vlog. E invece li ho cancellati, pensavo di averli scaricati sul computer, invece no. Ottimo così, infatti chi mi segue su Instagram già lo sa perché ho messo una story in cui mi scusavo per questa cosa, ci tenevo a mostrarvi la spesa, c'erano delle cose carine, però vabbè. È andata così e non ho neanche modo di rifarvelo perché è una spesa di 15 giorni fa, quindi non ho proprio modo. Che capelli ho? Non si sa, ma vabbè, io sono condizioni pietose e niente, comunque ho detto vabbè, reagiamo un attimo, provo a fare il vlog, finire il vlog perché ve l'ho iniziato ieri mattina. Anche oggi è brutto tempo qui a Torino, fa freddo, infatti ho il pigiama felpato caldo, la notte ci copriamo proprio col piumone, fa proprio freddo. E oggi è il 1º settembre, sono felicissima che è il 1º settembre perché, come ho scritto anche su Instagram, perché ho messo un post, settembre è un po' per me il mese che porta poi all'autunno e all'inverno, quello che diciamo termina l'estate nella mia mente è così. E poi tra l'altro qua le previsioni già fino a oltre metà mese sono di comunque temperature molto basse rispetto a quelle che ci sono state ad agosto. Sono felicissima, felicissima che oggi sia il 1º settembre. E niente, adesso mi attivo, faccio il letto e forza e coraggio devo reagire. Ci tenevo a farvi vedere il libro che mi ha regalato Riccardo l'altro giorno. È un periodo in cui stiamo guardando entrambi tantissimo, piace proprio tanto ad entrambi Cucine da Incubo, però io ho sempre seguito Canavacciuolo anche in MasterChef e vado veramente pazza, pazza, pazza perché mi piace sia il suo modo di essere, per carità non lo conosco, però per quello che traspare rispetto ad altri chef mi piace molto di più per il suo modo di fare e per il modo in cui riesce con semplicità, veramente con ingredienti semplici e con passione a creare dei piatti veramente eleganti e credo buonissimi. Non ho mai avuto modo di assaggiare dei suoi piatti, nonostante qui a Torino sia aperto da non troppo tempo il suo nuovo ristorante. Purtroppo non è per le nostre tasche, quindi è molto molto caro, però chissà che magari un giorno riusciremo ad andare, magari
per un nostro anniversario, qualcosa di importante. E niente, quindi questo è un libro veramente bello, io ve lo consiglio se siete amanti anche voi di questo chef e ci sono delle ricette veramente super wow che una volta voglio provare, magari per qualche cena importante da fare, guardate questo, io non posso mangiare la carne cruda ma solo a guardarlo sbavo veramente, ci sono dei piatti super, ma come dice qua, anche per la cucina di tutti i giorni, quindi non sono piatti elaborati. Lì c'è il mio migliore amico, il fatidico cuscino della gravidanza che mi sta salvando veramente. Non ci fosse lui non riuscirei a dormire, anche perché la panciotta inizia a esserci. Io dovete sapere che prima dormivo solo a pancia in giù con una gamba messa tipo a 90, no? E adesso non lo posso più fare, quindi anzi se riesco ora vi faccio vedere la panciotta. Allora vi metto qua, spero si veda qualcosa. Questa è la panciotta con un fagiolino. Aspettate che suonando il telefono, hai visto che Riccardo è andato al supermercato? Lo tengo d'occhio perché a volte ha qualcosa da chiedere. Ecco appunto un audio. Che poi per assurdo, Riccardo e Federico, perché è voluto andare anche Fede, sono andati al supermercato proprio a comprare quattro cavolate, tra cui anche un pacco di grissini, perché io oggi sono riuscita a mangiare quattro tarallini secchi e sono finiti perché erano gli ultimi quattro che c'erano, quindi ho detto ok. Urge qualcosa di secco, dei cracker, dei grissini, però voglia proprio del grissino all'olio d'oliva e quindi ho detto vabbè, tanto mancavano altre cose, mancava il parmigiano, l'acqua, ecco appunto. Direi che per farmi perdonare di aver perso i file del video spesa, vi mostro perlomeno che cosa ha comprato, ecco appunto. Gli avevo giusto detto di non prendere i grissini fatti così. Ma perché? Io volevo quelli grossi, non so se avete presente quelli un po' cicciottelli, io non li ho trovati. Vabbè, ci accontentiamo. Poi ha preso del pane, il Philadelphia, poi prosciutto cotto, due buste di parmigiano reggiano DOP della Crai. È tutto CRAI, perché noi vicino a casa abbiamo il CRAI, quindi quando prendiamo giusto qualche cosina andiamo lì. Poi ha preso yogurt Yomo con gusti agrumi di Sicilia, credo sì, ciliegie amarene, ananas e fragola. E questa è la busta. Poi qua c'è ancora le crocchette Bernala che erano finite, queste qua sono della Friskies, ovviamente erano in sconto della Purina. Poi, aiuto, lo Scottex che era finito e una bottiglia di acqua gasata e una cassa di acqua naturale che vabbè non sto a filmarvi, quindi vedete che erano proprio pochissime cosine. Mi spiace per i grissini. Vabbè, niente. vado a sistemare tutto e ci vediamo dopo. Una doccia aiuta sempre in questi casi. Quindi ho fatto una bella doccia calda e va meglio. E, tra l'altro ci tengo a raccontarvi questo momento follia di famiglia. Prima Ricky si è fatto la barba, doveva fare barba e doccia. È arrivato di là con le mani tutte sporche di schiuma da barba nascoste dietro la schiena a sorpresa ci ha cominciati a piastricciare tutti di schiuma da barba. È stato divertente vedere Fede, no, è tutto bianco.
Io anche, ho tutto il viso bianco qua. Se trovo, perché ho provato a fare un pezzo di vlog, non so se è registrato, dopo controllo in caso vi metto uno spezzone qui. Questi sono i regali del mio fidanzato. Grazie. Vabbè, anche sulla maglietta. Anche Fede si è sporcato la maglietta. Anche Fede è stato contagiato dalla tua schiuma. È stato un momento spensierato in cui non ho pensato nulla, ho pensato solo a vendicarmi, ovviamente. E avevo in frigo ancora un brick con un pochino di vino, saranno state 3 dita di vino neanche. E boh, sono arrivate di qua, gli facciamo amore, questo lo butto perché non è più buono, cioè sta di aceto. Vado per vicino al WC per buttarlo, lui stava per entrare in doccia. L'ho versato tipo in testa, qua sulla spalla, non in testa, non mi ricordo, comunque tra testa e spalla qua. E lui, dovete vedere la sua faccia, impagabile veramente. Ovviamente vi ho fatto delle foto ma non ve le metto perché è in mutande, quindi non è il caso. Però risate proprio a crepapelle. Poi c'era qualche goccia di rosso sul pavimento, quindi si è messo, sapete, no? Tipo le sagome dei film di CSI, no? Proprio sembrava il film di vita. No, ma sono quelle cavolate di famiglia che fanno ridere, ecco. E quindi ho passato un momentino di talmente di distrazione che per un attimo stavo benissimo, poi mi stava riprendendo e mi sono lanciata in doccia e mi sento meglio. La doccia calda proprio attenua il dolore, serve sempre in questi casi. E niente, adesso mi sbrigo, mi vado a mettere il pigiamino caldo e poi preparo il risotto. Penso che lo farò soltanto per loro e io mangerò qualcosa di nuovo di secco, perché sapete, no? La sensazione è proprio che appena sgarrate finite a vomitare, visto che si stanno attenuando e riesco a controllare abbastanza ora la situazione. Se riesco a evitare, evito, quindi magari mangio qualcosa di secco ancora stasera, sperando che domani vada meglio, mangerò di conseguenza meglio, però appunto con la nausea è meglio cose asciutte. Comunque vi risparmio altri dialoghi sulla mia nausea perché mi rendo conto che c'è poco di bello da dire e quindi ci vediamo dopo. Tra l'altro fatemi sapere, perché vi dico ancora quest'ultima cosa, io mi rendo conto che questo non sia un vlog in cui ho molto da mostrarvi, quindi in caso diciamo che pur di vloggare o comunque farvi qualche contenuto, perché mi rendo conto che mi sono assentata già tanto per gli inizi in cui non era proprio fattibile filmare, quindi quando capitano queste giornate fatemi sapere magari con un like o con un commentino qui sotto se comunque questi vlog casalinghi un po' calmi vi piacciono, o se preferite vlog in cui magari faccio qualcosa di speciale, non lo so. Quindi scrivetemi qui sotto nei commentini. Un bacione e ci vediamo tra poco che preparo la cena. Allora, cambio di programma, alla fine faccio fagiolini e sotto ci sono anche le patate, quindi fagiolini e patate in insalata col prezzemolino e l'olio, e mi è venuta voglia. E poi ho tirato fuori dal frigo il tacchino e lo farò impanato, che a Fede piace di più, sembra un po' di essere al McDonald's, no? Quindi lo invoglio un po' a mangiare anche il tacchino. E io penso che andrò solo di insalata di fagiolini e patate, poi in questo periodo mangio un po' quello che mi va, però l'importante è che sia roba sana. E poi mi piacerebbe una volta fare con voi un video in cui mangio insieme a voi, mi piacciono un sacco quei video, quindi fatemi sapere anche questo nei commenti se vi va. Sto aspettando che si finiscano di cuocere i fagiolini, stavo guardando fuori e c'è un cielo comunque aperto dopo 2 giorni di pioggia, ma fa un freddo, infatti adesso chiudo, io ho veramente freddo, io ho questo pigiama perché mi sono fatta la doccia, quindi l'ho cambiato, che comunque c'è felpato e ho freddo, cioè. Poi la sera appena cala la luce si scende veramente a 15-16 gradi, proprio freddo di notte. E vabbè, sto brufo mi fa anche malissimo. Sono contenta che sto un pochino meglio rispetto a oggi, è una meraviglia. Speriamo che domani vada meglio, è così, è l'inizio, è così. Ma diciamo che a differenza di quando uno sta male,
perché sta male e basta. Quando stai male perché sei in dolce attesa, ti dà tantissima forza, perché sai il perché, sai il perché stai male e a che cosa ti porta, quindi è tutta un'altra cosa rispetto allo stare male e basta, no? Quindi va bene così, io sono felicissima di avere Naus, sono felicissima anche di stare male, l'importante è che stia bene lui o lei, quindi va bene così. E niente ragazze, io penso che chiuderò qua il vlog perché altrimenti diventa troppo lungo e non voglio annoiarvi. Domani vi prometto che girerò il video sul primo trimestre, quindi lo troverete dopo questo video. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.